grazie, bentornati. Siamo pronti per dare via questa serata di gala, siamo qua tutti insieme. 1990, mi chiama mio padre nel suo ufficio e mi dice: noi facciamo il velista dell'anno. Papà, ma cosa vuoi fare? Noi facciamo come il pallone d'oro di France Football. Dico: papà, ma guarda che vanno tutti, il calcio è un'altra cosa, la vela sono tre gatti. Fa: credici, facciamolo. Sono passati 31 anni e aveva ragione lui. Bravo, 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 bravo Luca. Grande Mario, giustamente. Adesso c'è subito un premio molto particolare che esula da quello che abbiamo visto, ma è un premio che secondo me ci farà emozionare senz'altro. E il primo premio che diamo stasera l'abbiamo chiamato Epic. Nicky Mosca, prodiere, Kiko Isenbur, Taylor, Nico Reggio, randista, e il nostro presidente. E tu che facevi? Tu che facevi? Ero lì dietro che facevo il timone. Premio Epic, velista dell'anno 2022, azzurra. Allora, cominciamo con la categoria Young. Tre candidati, lo ripeto, lo ripeterò fino allo sfinimento. Uno vincerà, ma secondo me già essere tra i tre è una vittoria. Categoria Young, velista dell'anno 2022, è Alex De Murta. È abituato ai podi. Eh sì. Parecchio abituato. Ecco, questa qui è una categoria che Luca Oriani ha voluto riproporre. Gli owner. Owner, velista dell'anno Tagoia 2022, vince, lo ricordi? Gennaro Coretti. Coretti. Armatore di migliaia di barche. Il vero venditore è lui. Aveva il cliente che premeva e gli vendeva la mia barca. La prossima categoria riguarda quelli che sono poi i posti dove spesso nascono i velisti, ovvero gli yacht club. Voglio con me John Gatti. Vieni John, vieni. Quest'anno questo premio è associato proprio a Sibli. E peraltro John, abbiamo scoperto, Roberto, che è il pilota del porto di Genova, cioè quello che prende le petroliere e le ormeggia. E noi che ci incazziamo con i 10 metri che non riusciamo a ormeggiare quando c'è vento, Roby. Per la categoria Yacht Club, Sibli vince Circolo Velico Sicilia. Circolo Velico Sicilia. Ultima categoria prima del velista dell'anno, e qui parliamo di designer. Adesso abbiamo invece un altro partner quest'anno, che è la Signature, che sono
coloro che ci hanno ospitato prima nell'aperitivo. Grazie innanzitutto per aver sposato il progetto Giornale della Vela, designer e la categoria che voi supportate come SKS. Vogliamo dire chi vince e premiarlo? Vince sì. Per la categoria designer Northern Light Composites. Eccoli qua, venite ragazzi. C'è anche colui che ha preso più voti in assoluto. Vediamo se riusciamo a capire chi è. Più votato è Francesco Sena. Questa era la prima candidatura. Adesso andrò tra i tavoli a conoscere i candidati. Volevo con me Federica Taccari. Stasera Luca ci fa piacere aver ospitato la nostra serata e vorrei chiamare qui il numero uno della Federvela, il presidente, il nostro Francesco Torre. Presidente! Si parla di grandi campioni, campioni del passato, campioni del presente e quelli del futuro. Vince il premio velista dell'anno Tagoyer 2022 Caterina Banti e Ruggero Tita. Caterina Banti e Ruggero Tita. Ganga Bruni, vieni qua, ganga, vieni. Ragazzi, siamo sicuri. Ok, oh. Gli manca solamente il cappellino da pescatore che c'ha di solito. Non fare foto, non fare foto. Dai, loro ragazzi, sono qua ci stanno pigliando per il culo, ve lo dico. Dai, Kate, mettiti al trapezio. Loro sono in buona. Anni e anni di lavoro per vincere una medaglia, guarda come siamo ridotti. Ragazzi, famo sta virata, se no non ce ne usciamo più. Vado. Vai. Ganga, fai qualcosa. Alla grande, bene. Bravi, 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 bravi. Ogni volta è un'edizione, ma questa lo devo dire con loro che hanno vinto l'Olimpico è spettacolare. È spettacolare. È meraviglioso. Quindi appuntamento al 2023. Grazie. Grazie. All'anno prossimo, grazie a tutti, grazie.